Il fascino di questa città stretta tra la montagna e il mare, crocevia di popoli e culture diverse, ha colpito scrittori, poeti e cantautori che nei loro versi hanno raccontato la sua bellezza, i suoi contrasti e la sua anima nascosta. Arrivando ad Alvisola, piccolo centro vicino a Savona, troverete la passeggiata a mare totalmente lastricata di piastrelle in ceramica. Se volete delle spiagge lunghe chilometri, volete 10 file di ombrelloni, volete l'altoparlante che grida sui bambini che si sono perduti o reclamizza le discoteche? Non venite qui! Ma se volete dei paesaggi mozzafiato, se volete visitare un borgo marinaro così come si è configurato nel tempo, visitate le Cinque Terre e resterete incantati. L'ideale sarebbe vedere le Cinque Terre dal mare ed andarsene a remi da una località all'altra accompagnati da un pescatore che la salunga e di tanto in tanto scendere ai paesi alla ricerca delle località più suggestive per lasciarsi incantare dalla poesia di questi luoghi sospesi tra monti e mare. Se non si va via mare, dimenticate l'automobile, perché le strade impervie creano la difficoltà di raggiungere le Cinque Terre con l'auto. E così il contesto ha favorito il turismo per ferrovia, mantenendo inalterata la conservazione. Quasi al fondo della Liguria sorge Capo Mortola e lì vicino troviamo i famosi giardini Hembury che ogni anno attirano migliaia di turisti da tutto il mondo. Nell'ormai lontano 800 un famoso scrittore francese, Guy de Maupassant, diceva, ed ecco all'improvviso scoprirsi un'insenatura nascosta di ulivi e castani. Un piccolo villaggio, Portofino, si allarga come un arco di luna attorno a questo calmo bacino. Attraversiamo lentamente lo stretto passaggio che unisce al mare questo magnifico porto naturale e ci addentriamo verso l'anfiteatro delle case, circondate da un bosco di verde possente e fresco, e tutto si riflette nello specchio delle acque tranquille, dove sembrano dormire alcune barche da pesca. Guy de Maupassant, 1889.